Bene, ed ora ci occupiamo del caso Grizzly, dopo la ridda di commenti che ci sono stati in queste ore. Ora sentiamo il commento del primo cittadino, Massimo Seri, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Massimo Seri, buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Bene, allora io sotto di me ho qui due comunicati, il primo è il suo che ha diramato poche ore fa e l'altro è di Prima l'Italia, quindi insomma della parte avversa. Partiamo dal suo, innanzitutto lei è un braccialetto bianco e c'è anche un assessore alla legalità nella giunta di Fano, quindi insomma la legalità è un perno importante della sua amministrazione e soprattutto anche nel comunicato dice chiaramente che non accetta lezioni da nessuno a questo riguardo. Sì, io sono una persona che anche con il mio stile di vita ha cercato sempre di rispettare le regole e penso che sia giusto così, specialmente quando si amministra e si rappresentano le istituzioni. Quindi su questo non ci piove. Per quanto riguarda la vicenda, abbiamo sempre detto che noi siamo per il rispetto delle regole e qui non, abbiamo approvato una delibera che fa riferimento a quel luogo come destinazione per il prossimo parco pubblico, quando il demanio ci trasferirà con il decreto definitivo il bene. Allora ecco, io voglio chiarire una volta per tutti che ancora questo bene non è in disponibilità dell'amministrazione comunale, quindi l'amministrazione non è che può intervenire a casa d'altri, questo è un aspetto che va chiarito e non ci bisogna giocarci ogni volta. L'altro aspetto è che sono stati dei controlli, come è giusto che ci siano, ci sono organi deputati a fare questo e a questi bisogna anche rivolgersi. Per cui, per quello che mi riguarda, penso che un sindaco non possa fare altrimenti, ma ne sono anche convinto, e ci debba essere sempre il rispetto delle regole, il rispetto delle leggi in tutte le cose che noi facciamo. E così sarà ed è anche per quello che riguarda l'amministrazione comunale di Fano con i propri beni. Ecco, il comunicato invece della parte avversa del centrodestra dice che praticamente l'ex consigliere comunale Montalbini, che se fossero state forze di centrodestra ad occupare lo stabile, ci sarebbe stato sicuramente un faro di legalità che si sarebbe acceso immediatamente su quel centro. Che cosa risponde a riguardo? Beh, rispondo che queste sono provocazioni, adesso per Montalbini che è una persona seria che io rispetto, che stimo, quindi dopo c'è il gioco delle parti e uno ci gioca, però voglio ripetere, siccome parliamo di un bene non in disponibilità dell'amministrazione comunale, ma è del demanio, quindi noi non, anche volendo non è che possiamo intervenire a casa d'altri, bisogna che sono coloro che sono proprietari che fanno queste scelte di intervento. Poi quando questi verranno trasferiti all'amministrazione comunale, noi adotteremo un percorso che stiamo già individuando, quindi, per cui non raccolgo neanche quella provocazione. Poi ripeto, queste cose sono monitorate anche dagli organi competenti che seguono direttamente la questione, quindi Montalbini può rivolgersi anche a loro se vuole ulteriori conferme. Ecco, sindaco, che tempi ci sono per appunto l'acquisizione del bene da parte del demanio? Beh, i tempi spero siano brevi perché abbiamo già avuto il parere favorevole l'ottobre, adesso non sbaglio, dello scorso anno. Noi abbiamo fatto tutte le verifiche, i sopralluoghi, c'erano alcuni aspetti burocratici da seguire che sono stati espletati, abbiamo deliberato in Consiglio Comunale la destinazione del bene, come dicevo, a funzione del parco pubblico e l'atto successivo dovrebbe essere il decreto definitivo che dovrà essere firmato da me e dai responsabili dal demanio. Quindi io penso che qui veramente parliamo di tempi brevi. Fra l'altro c'è già un gruppo di lavoro che sta pensando, progettando quale forma dovrà e struttura e dinamica dovrà avere il nuovo parco pubblico. Bene, grazie sindaco per la sua disponibilità Prego, e grazie a voi, buona buona serata giornata. a lei. Buona.